sindaco sui temi della difesa della Costituzione, dell'autonomia politica, non farà mai, fin quando vivrà, un passo indietro. Resisterà e cercherà insieme a voi, maggioranza, ma spero tutto il Consiglio, tutta la città, semmai passi in avanti. Perché ieri ho portato il sentimento della città, una città che vuole firmare il patto per Napoli, discutendone non in un luogo ristretto, in cabine di regia, ma discutendone con tutti, nemmeno solo con la maggioranza. Se parliamo di patto per la città non equivale a maggioranza, la città equivale a tutti noi. È una grande opportunità che siamo a un passo dalla firma sulle vele. E ho apprezzato, dopo la mia sottolineatura, che non è ammissibile realizzare Bagnoli contro la città, contro i napoletani, contro i bagnolesi, contro il sindaco, contro il consiglio comunale, contro il consiglio di municipalità, contro i movimenti e contro le associazioni, che il sottosegretario De Vincenti ha detto è impensabile parlare di rigenerazione urbana, di riqualificazione di Bagnoli senza tener conto della volontà della città.